Telespettatori, quest'oggi l'approfondimento è dedicato, l'approfondimento del nostro telegiornale, della nostra redazione è dedicato alla Settimana Santa. Siamo nel pieno appunto dei riti pasquali, mercoledì, giovedì, venerdì, mercoledì delle ceneri, fino ad arrivare alla Pasqua. Nei nostri studi Don Ciro Galisi, che ringrazio soprattutto per essere qui, Salve, saluto a tutti. perché con lui vogliamo un po' entrare nel clima di questa settimana che è particolarmente sentita dai fedeli. Una Pasqua particolare quest'anno perché rientra nell'anno della misericordia, del giubileo e dunque ha un senso, un significato probabilmente ancora maggiore, così come il Santo Padre ci dice. Il senso appunto di questa Pasqua in quest'anno particolare, Don Ciro. Sì, la Pasqua è la celebrazione della misericordia di Dio Padre che nel suo Figlio Gesù Cristo, che ha portato la sua croce per la nostra redenzione, la nostra salvezza, e dalla Pasqua, dal cuore trafitto di Cristo, sgorga questa misericordia in abbondanza. Ma già dal mercoledì delle ceneri, come dicevi, che è stato l'inizio della Quaresima, c'è un invito alla conversione. La Chiesa ci ha invitato a vivere questo tempo di grazia, che è la Quaresima, come tempo di conversione, attraverso anche quell'impegno concreto a vivere la dimensione della preghiera, la dimensione anche dell'esercizio e nel controllo della propria volontà, attraverso anche dei piccoli sacrifici come offerta al Signore, e poi la carità. E Papa Francesco, proprio per questa Quaresima, ci invitava a mettere in pratica, a vivere concretamente, proprio come segno di conversione, le opere di misericordia spirituale e corporale. E poi siamo chiamati a meditare in questo tempo sui Vangeli della misericordia. Ecco, Papa Francesco ci ricordava l'esperienza, ecco, del figliol prodigo, che abbiamo anche meditato durante la Quaresima, nella domenica quaresimale. E poi domenica ultima quinta di Quaresima, sul perdono di Cristo alla peccatrice, va e non peccare più, con l'impegno anche di vivere una dimensione evangelica che parte dalla conversione per vivere in pienezza quella dimensione del comandamento dell'amore che resta il centro dell'esperienza evangelica di Cristo. Questo è un anno particolare, ma anche perché al di là dell'anno di misericordia proclamato dal Santo Padre, è un anno in cui ci sono una serie di messaggi che vengono lanciati proprio da Papa Francesco rispetto a quelli che sono in questo momento delle debolezze, soprattutto legate ai valori, questa mancanza di valori che viene fuori in tutta la sua drammaticità oggi più che mai, e questo invito, questo monito del Santo Padre, comunque a riprendere in mano le redini della famiglia cristiana che si va sempre più sgretolando. Questo è un monito che anche voi sacerdoti avete il dovere anche di lanciare, ma di cercare di arrivare nei cuori dei fedeli per trovare un bandolo della matassa. Ecco, questo è Sì, uno in dei punti. effetti, proprio sabato scorso ho avuto la fortuna anche di partecipare a un incontro del Santo Padre organizzato alla Rota Romana per quanto riguarda proprio il discorso della famiglia. E il Santo Padre, a conclusione anche del Sinodo della Famiglia, è preoccupato, ma nello stesso momento anche auspica che ci sia davvero un impegno da parte delle famiglie cristiane a ripensare il proprio status cristiano. E questo è un impegno anche da parte nostra. Il Papa invita i vescovi, quindi anche le chiese locali, ad essere protagonisti, noi sacerdoti, come parroci in modo particolare, ad essere vicino alla gente, ma in modo particolare alle famiglie e ancora più in particolare alle coppie giovani, agli sposi novelli. E quindi è un impegno della Chiesa proprio per ristabilire quella centralità della Chiesa domestica che nasce dalla famiglia di Nazaret. E già diceva Giovanni Paolo II nella Catechesi Tradendo, un'esortazione post-sinodale, che l'educazione alla fede in famiglia precede, accompagna e completa quello che è anche tutto l'impegno della Chiesa a favore della famiglia. Quindi
questa dimensione della misericordia, questa Pasqua, ha la famiglia al centro. E quindi ci auguriamo che possa esserci davvero, ecco, questo maggiore impegno, ma anche coinvolgimento delle famiglie cristiane, dell'impegno dell'evangelizzazione nella catechesi e nella formazione dei figli. Beh, non è un percorso facile, considerati i tempi, considerato questo, un po' questo allontanamento realmente dai valori della fede in sé per sé, è un discorso tutto da riprendere. Avete un grande impegno voi sacerdoti nel portare avanti questa missione, questo compito che vi è stato affidato, cercando di fare quadrato con i fedeli. In che modo? Sì, il Papa con Evangelii Gaudium ci dà un nuovo modo di vivere anche il nostro impegno pastorale e anche il nostro vescovo della nostra diocesi in questa Quaresima ha messo in evidenza proprio l'impegno a favore della famiglia. Ma più che un impegno a favore della famiglia, da parte della Chiesa, ci deve essere un coinvolgimento delle famiglie all'interno. E io ripeto spesso, ecco, nella mia comunità parrocchiale che la comunità parrocchiale è la comunità di tante chiese domestiche. Cresce la fede nelle chiese domestiche, nelle famiglie, cresce la fede nella vita parrocchiale. Cioè bisogna davvero aiutarci insieme. Chiaramente oggi, come tu dicevi, non è facile per le famiglie affrontare, ma comprendere che vivere cristianamente l'esperienza familiare e quindi cercando di leggere i fatti concreti non è un percorso che uno deve fare in chiesa, è un Certo. percorso che bisogna fare in famiglia e bisogna farlo da credenti, dalla coscienza di essere realmente figli di Dio, di essere stati già redenti e salvati dal mistero della croce di Cristo e vivere poi l'esperienza quotidiana rafforzati dalla grazia. E dice San Paolo, è la grazia di Dio che viene in aiuto alla nostra debolezza. Si diceva la croce, ecco questa immagine della redenzione, il senso proprio cristiano della croce che esiste in tutti gli uomini. Sì, già nel giorno della Domenica delle Palme, abbiamo vissuto qualche giorno fa, la Chiesa ci invita a meditare sulla passione di Cristo con la lettura anche del Passio. Ebbene, Gesù dice: chi vuole essere il mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua. Quindi la prima cosa da chiarire anche coloro che ci ascoltano da casa è che molte volte sento: il Signore mi ha mandato un'altra croce. Se leggiamo attentamente, ognuno di noi, per la fragilità umana e per le conseguenze anche del peccato e della nostra caducità, anche fisica, deve portare la sua croce. Ognuno ha la sua croce. In questo momento anche coloro che ci ascoltano vivono momenti di sofferenza o ammalati di malattie particolari, lo sanno bene cosa significa anche quando io faccio visita agli ammalati nella comunità. E quella croce non è uno strumento più di condanna dal mistero della Pasqua di Cristo, ma è un elemento di redenzione, cioè di salvezza. È come ci ricordava spesso Sant'Alfonso, grande è presso lui la redenzione, è una redenzione integrale, dice Papa Francesco, che riguarda la dimensione spirituale della coscienza, dell'anima, ma riguarda anche una redenzione di tutta la persona, anche a livello corporale. E quindi questo mistero della croce entra forte nel mistero della misericordia, è il centro della misericordia, la croce, ed è il centro anche della Santa Pasqua. La Domenica delle Palme abbiamo meditato su questo e abbiamo anche ricevuto quella benedizione dei ramoscelli d'ulivo, che è il segno della pace. La conversione nasce proprio dalla pace. E dice Gesù: se stai presentando la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliarti con lui, poi vieni e offri al Signore.
E questo diventa per noi sia un esame di coscienza, di recuperare tutte quelle situazioni di divisioni, di lacerazione, di giudizio che questa nostra generazione ha. E basta guardare all'interno di ogni famiglia e vediamo quante divisioni, quanti muri. E Papa dice di abbattere i muri della discordia per costruire ponti di pace. E l'impegno della pace che abbiamo vissuto sia davvero questo impegno anche alla riconciliazione. E riconciliazione a partire proprio dalla famiglia, quante situazioni proprio tra coniugi, tra marito e moglie, tra genitori e figli. Ecco il recupero, ecco la Pasqua che diventa davvero una conversione del cuore e una riconciliazione con Dio e con i fratelli, a partire dalla famiglia. Ecco, tutto questo è un discorso che può essere ricordato, perché in realtà questo è insito nei principi cristiani, in una grande comunità che è quella della Chiesa, della parrocchia, per allargare poi alle diocesi. Quanto è importante, secondo lei, in questo momento avere dei riferimenti spirituali, magari di tanti che si sentono soli, che non riescono a trovare una persona di riferimento che possa insieme a loro avviare questo cammino, questo percorso per poi trasferirlo anche all'interno delle famiglie. La figura del sacerdote in questo momento, io insisto su questo, è particolarmente importante. Sì, la figura del sacerdote direi insieme con la sua comunità. Certo. Oggi in ecclesiologia di comunione si vive questa dimensione comunionale anche dell'accoglienza e il Papa Francesco lo ripete spesso. Allora, una chiesa locale, il vescovo in comunione con il suo presbiterio e così anche i parroci che vivono direttamente questo contatto con la gente devono sempre vivere una dimensione di accoglienza. E Papa Francesco ha ripetuto spesso che diventa la prima forma di evangelizzazione vera, far sentire che la comunità parrocchiale è una grande famiglia. È la famiglia, Certo. come dicevamo prima, di una comunione di tante famiglie. E lì è una casa per tutti. Vorrei dire oggi la bellezza di una chiesa, casa accogliente, di una comunità accogliente, diventa davvero, come dicevi poc'anzi, una testimonianza di una vita evangelica e dobbiamo anche ripensare e meditare sull'esperienza della Chiesa Apostolica che in questi giorni che ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di vivere questo corso. È fortemente presente nella volontà e nella mente del Papa, ma di tutta la Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. Una Chiesa che si china sulle ferite umane, una Chiesa che diventa, dice il Papa, ospedale da campo, che non è una dogana, ma che diventa davvero l'atteggiamento del buon samaritano che si prende cura del fratello. Esatto. A 360 gradi, io direi, perché una chiesa attualizzata, contestualizzata con i tempi che si vivono, è una chiesa che lancia segnali importanti, non arroccata sulle sue posizioni, ma che prende atto di un'evoluzione dei tempi che necessariamente deve adeguarsi anche ai fedeli stessi. Sì, una Chiesa che riesce a vivere il Vangelo, è ritornato Metterlo in spesso, pratica. metterlo in pratica, è una Chiesa che cerca quando più possibile, nonostante le fragilità, come dicevamo prima, che il più possibile è una Chiesa che si fa prossimo, una Chiesa che condivide, una Chiesa che annuncia il Cristo morto e risorto, il Kerygma. E che questo incontro con lui cambia e dà senso e significato all'esistenza dell'uomo, di ogni uomo e di ogni donna, nel rispetto, nell'accompagnare. Papa Francesco dice che la fede non si impone mai, ma si propone prima con la vita, come diceva Paolo VI, e se c'è bisogno anche con le parole.
Lei ha un po' inteso sempre, anche nel corso del suo cammino, una chiesa sempre al fianco dei fedeli stessi, soprattutto di quelli più in difficoltà, quindi essere tra la gente e cercare di alleviare determinate sofferenze laddove è possibile. Dicevamo appunto delle opere di misericordia che devono essere tenute in considerazione, questo significa attuarle, metterle in pratica, laddove c'è bisogno intervenire, in maniera però ovviamente delicata, non prepotente, ma stando anche un po' sulla riva a guardare per intervenire laddove si rende necessario. Questo è probabilmente un ruolo importante, un ruolo che poi viene trasferito anche ai fedeli stessi, perché se il sacerdote aiuta, probabilmente anche la comunità si metterà nelle stesse condizioni. Sì, in effetti è stata anche la volontà del Papa per questa Pasqua, questa Quaresima, in quest'anno della Misericordia. E il Papa ogni mese sta vivendo anche lui concretamente un'opera di misericordia e lo sta facendo, lo stiamo vedendo anche attraverso i mezzi di comunicazione. E le opere di misericordia, dice Papa Francesco, le opere di misericordia spirituale, che sono importanti come quelle corporali, ad esempio, ne prendo una a caso, insegnare a coloro che non hanno istruzione. E la Chiesa l'ha sempre vissuto in questi 2000 anni, questa esperienza. Ahimè, ancora oggi, nel 2016, abbiamo, e soprattutto nel nostro mezzogiorno, anche nel nostro contesto dell'agro, una dispersione scolastica, una difficoltà nell'apprendimento e anche di una gradualità in quello che è la dimensione scolastica della fascia un po' più debole, io dico dei ragazzi del disagio, con situazioni familiari particolari che tutti ben conosciamo. Ebbene, qui la Chiesa può supportare, ma ci deve essere anche una sinergia delle istituzioni per far sì che questi ragazzi di quella scuola dell'obbligo, che secondo la legge deve arrivare ai 16 anni, che tante volte ci sono ragazzi che hanno difficoltà e quindi vivere questa dimensione di accompagnamento, e come dicevi tu, chiaramente, ecco la comunità. Allora io spesso, quando ho cominciato adesso anche nella comunità di Santa Maria delle Grazie in Angri, queste esperienze di accompagnamento di ragazzi del disagio, attraverso anche l'opera del Buon Samaritano, ecco, ho coinvolto gli insegnanti, che attraverso il volontariato, facendo visita anche agli istituti didattici del contesto, i circoli didattici, parlando anche con i presidi, i direttori, invitando gli insegnanti, grazie è un numero ancora ridotto, siamo sui 10-12 bambini con una quindicina di insegnanti, ma ecco, far sì che questa opera della Chiesa diventi sempre di più concreta e possa aiutare la comunità a crescere nell'amore a Dio e nell'amore al prossimo. È una crescita, ma anche un segnale, dei segnali che vengono lanciati che sono importanti. Entriamo nel vivo della Settimana Santa, i riti della Settimana Santa, particolarmente avvertita. Per certi versi, diciamo che i due grandi momenti forti, il Natale e la Pasqua, sono ancora fortunatamente nelle nostre comunità particolarmente sentiti. Il mercoledì delle ceneri e poi il rito del Giovedì Santo. Raccontiamolo anche attraverso i riti e le nostre tradizioni, ovviamente religiose, locali, perché poi in ogni posto, in ogni paese ci sono delle tradizioni e dei riti diversi. Sì, come ben dicevi, noi abbiamo ancora la fortuna di una vita molto attiva, no? Nel periodo della Settimana Santa, di una partecipazione anche coinvolgente, che ahimè alcuni dicono che è soltanto un patto sentimentale, ma ciò non è vero. Ogni esperienza cristiana deve aiutare ad assumere quegli atteggiamenti di fede che caratterizzano le tre dimensioni della persona umana, che è la dimensione intellettiva, affettiva e comportamentale. Qui c'è anche una dimensione affettiva e emotiva, però che parte anche da una dimensione di comportamento poi adeguato
a quello che noi viviamo in questa esperienza. Ecco, probabilmente anche a distanza di 2016 anni, la crocifissione di Cristo lascia nella mente e nello spirito di ognuno un momento emozionale particolare. Quindi forse anche più del Natale viene avvertito il sacrificio che il Cristo ha fatto per la salvezza dell'umanità. È per questo che ancora oggi forse abbiamo questi momenti sentiti delle comunità religiose. Vorrei dire, soprattutto oggi, in un contesto di tanta sofferenza, in un contesto di tante situazioni di malattia, sembra quasi che anche nel nostro agro qui, no, è questo grido di allarme che in ogni famiglia c'è qualche caso di guarigione, di malattia che non riusciamo, che la medicina ancora non riesce a debellare, a curare, a sanare. Ecco, Anche qui soprattutto. forse con delle grandi responsabilità di chi in maniera scellerata ha commesso dei crimini che sono crimini dell'umanità, per come la situazione dell'ambiente legata proprio alle patologie che si Sì, diffondono. anche qui l'ultima enciclica, la Laudato Si' di Papa Francesco, richiama davvero questa urgenza e i peccati che sono stati fatti contro la natura. E questo poi che va a discapitare i fratelli che Certo. purtroppo a causa di questo devono pagare il prezzo di una croce quasi insopportabile con queste malattie. Bene, e partendo dal Giovedì Santo, invece per entrare proprio all'interno del Triduo Pasquale, noi vediamo anche questa pedagogia della Chiesa che vuole accompagnarci come cristiani, fedeli laici e come consacrati a vivere questo mistero centrale della vita di Cristo che poi diventa anche la nostra vita di fede. Il Giovedì Santo inizia al mattino con la messa crismale. Il vescovo insieme ai sacerdoti, con la partecipazione anche dei laici, ecco, consacra gli oli dei catecumeni, del crisma e degli infermi che accompagnano tutta la nostra vita. Battesimo, la comunione, la cresima, il matrimonio, la consacrazione e poi anche il ritorno al Padre. E poi nel pomeriggio c'è la messa in cena Domini con la lavanda dei piedi, che è il simbolo, anche il senso profondo della diaconia che noi presbiteri e parroci, ma che tutta la comunità deve sempre ricordare. E in questo contesto di evangelizzazione, dice Papa Francesco, la diaconia diventa elemento previo e indispensabile per iniziare un processo di evangelizzazione e di fede nell'accoglienza. E poi c'è la visita alle chiese, ma più che visita è il tempo Che dell'adorazione, non si chiama che sepolcro. non ho il sepolcro, tante volte In gergo si in usa, gergo, sì, i si sepolcri, vanno a fare i sepolcri. i Ecco, questo è sepolcri, il sì. Giovedì Santo, in realtà è soltanto un'adorazione. Sì, anche perché i sepolcri ci possono far pensare al sepolcro di Cristo del Venerdì Santo e quindi ancora noi non abbiamo celebrato il mistero della croce, abbiamo celebrato il mistero dell'ultima cena, Cristo che insieme agli apostoli nel cenacolo si riunisce per la cena pasquale ebraica, che è la liberazione dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il vivere la nuova dignità di uomini liberi come figli di Dio e che Cristo poi in quel momento offrendo il pane e il vino dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quindi anticipa anche il mistero della croce nel versare il suo sangue e nel pane spezzato che diventa per noi centro della celebrazione della Santa Eucaristia, che noi ci nutriamo di questo pane. E noi cristianamente crediamo che Cristo realmente è presente nella Santissima Eucaristia. Solo a Dio dobbiamo l'adorazione e a Lui presente nel Figlio Gesù Cristo e quindi nel pane spezzato per noi sull'altare della croce e nel mistero dell'ultima cena, diventa farmaco di immortalità, diventa alimento, sostegno e diventa grazia.
chi viene in aiuto alla nostra debolezza umana. E così facendo, vivendo il Giovedì Santo, davvero noi cominciamo ad entrare in quel mistero di Cristo, con la gioia che Lui rimane sempre con noi. E con noi ogni qualvolta, noi dove due o più sono uniti nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro, ma rimane anche presente concretamente nella grazia e nel mistero per opera dello Spirito Santo nella Santissima Eucaristia, e quindi anche l'adorazione eucaristica, come nella vita dei santi, diventa momento centrale. Pensiamo a Sant'Alfonso, delle visite a Gesù Eucaristia, al Santissimo Sacramento, visita al Santissimo Sacramento, dove Sant'Alfonso richiama, ecco, questa necessità di quella preghiera cuore a cuore con Cristo. Ecco, questo è il giovedì, il venerdì sono tre giorni di passione. Il venerdì si fa l'adorazione della croce, un giorno di silenzio, un giorno che non c'è celebrazione liturgica, non c'è l'Eucaristia, si conserva l'Eucaristia del giorno del Giovedì Santo, si adora la croce, si contempla la croce. È il giorno in cui noi siamo chiamati a contemplare questo mistero della nostra redenzione. Dice San Paolo, Cristo Gesù una volta e per sempre è salito sull'altare della croce perché noi ricevessimo la remissione dei peccati. Cristo ha già salvato l'umanità, ha già salvato tutti noi. A noi spetta il compito di dire il nostro sì, il nostro accogliere il Vangelo, il nostro dire eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua volontà. Entriamo in quest'atto redentivo di Cristo in pienezza. Allora dobbiamo davvero vivere contemplando il mistero della croce. Contempliamo le tante croci che accompagnano la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità, e questa croce è per la nostra redenzione e per la nostra salvezza. E diceva Sant'Alfonso, copiosa apud em redemptio, grande è presso di lui la redenzione. E anche il crocifisso di Sant'Alfonso, dove emerge fortemente anche tutta la passione e la sofferenza di Cristo attraverso le sue piaghe. Le piaghe di Cristo, dice Papa Francesco, le dobbiamo contemplare anche dei nostri fratelli ammalati, sofferenti. Lì è Cristo è presente, perché Gesù ci dice ogni volta che fate qualcosa, uno di questi miei fratelli più piccoli, poveri, ammalati o altri, l'avete fatto a me. E quindi anche la visita agli ammalati, per ritornare alle opere di misericordia corporale, la visitare gli infermi davvero diventa anche un momento di vicinanza, di presenza di quella chiesa che tu dicevi, della comunità. E di vivere appieno i principi. Cristo risorge, lo fa per tutti noi. Ecco, in questi giorni a me piace molto raccontarla così qui con lei, perché chi ci ascolta in questo momento riesce a carpire realmente quanto bisogna fermarsi in questi giorni, che vengono già considerati giorni di festa, probabilmente perché c'è già la salvezza del Cristo, ma nei quali bisogna anche fermarsi per qualche istante a riflettere sul loro significato reale, così come stiamo facendo noi quest'oggi. Cristo risorge il sabato. Sì, allora, anche qui nella prassi ecclesiale c'è stato tutto un cammino per quanto riguarda la veglia pasquale. Dice Sant'Agostino, ecco, la veglia pasquale è la madre di tutte le veglie, perché noi celebriamo il mistero, abbiamo detto, il Venerdì Santo, la nostra redenzione, nella Pasqua il mistero della nostra salvezza. Se Cristo non fosse risorto, dice Paolo, vana sarebbe la nostra fede. E quindi, come dicevi, dobbiamo fermarci per meditare. Dobbiamo meditare. E meditare soprattutto se questo mistero della redenzione di Cristo e quindi della salvezza è entrato nella mia esistenza. I primi cristiani venivano chiamati risorti, cioè coloro che erano risorti insieme con Cristo e partecipano della sua vita eterna. È un discorso teologico che richiede un po' di approfondimento, è un discorso teologico però che cambia la nostra esistenza. Certo.
il fatto che la nostra vita è solo qui in terra, o che portiamo in noi questa scintilla di Dio, come dicono i padri della Chiesa, che è anche la nostra immortalità, l'immortalità della nostra anima, e che continuiamo a vivere in Cristo, nel seno del Padre, per contemplare in eterno il suo volto, e dove già sono i nostri cari che ci hanno preceduto nella fede. Allora, se entriamo in questa fede del Cristo risorto, San Tommaso è stato uno di noi, voleva vedere e voleva toccare. Anche noi, come uomini, vogliamo vedere e vogliamo toccare per credere. Ma Gesù gli dona una beatitudine: beati quelli che pur senza vedere crederanno. È la beatitudine della fede. E mi permetto di dire che noi dobbiamo anche imparare a chiedere al Signore di aumentare la nostra fede nel mistero della risurrezione. La nostra generazione, ahimè, anche tanti giovani, quando la possibilità, l'occasione di condividere con loro questa dimensione spirituale di fede, ho tanti giovani anche quest'anno che si preparano i ragazzi per la prima comunione, così anche i giovani per il sacramento della confermazione della cresima, e li invito a meditare su questo. Ecco, il punto di partenza: credo io che Cristo è morto e risorto, credo io che questo mistero della risurrezione di Cristo mi appartiene, sono io chiamato a partecipare a questo mistero, sarà così, è stato così anche per coloro che mi hanno preceduto, sarà così anche per me, allora sì che cambia la nostra esistenza. E imparare a dire: Signore, io credo in te, tu aumenta la mia fede. Ecco, questa preghiera deve essere la preghiera della Pasqua, preghiera, ecco, di Tommaso, la preghiera, ecco, del pellegrino che cammina, ecco, insieme con Cristo, portando la sua croce, sapendo che Lui una volta e per sempre ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato e ci ha resi partecipi di questo mistero. Noi non siamo solo spettatori della Settimana Santa, siamo chiamati ad entrare, ad essere protagonisti, a partecipare pienamente, come dice Paolo, di questo mistero della risurrezione di Cristo, che è anche la nostra risurrezione. E mentre aspettiamo il premio, come dice San Paolo, dobbiamo correre adesso, dobbiamo muoverci, metterci in movimento, ecco, e credere fortemente che l'esperienza cristiana è un'esperienza di gioia. Ecco, la Pasqua è il segno della pace, certo. Gesù risorto porta la pace, porta la quiete dell'animo. La pace deve abitare prima il nostro cuore. Se siamo davvero animati da questo spirito buono, siamo davvero portatori di questa pace del Cristo risorto, allora noi non è che facciamo azioni buone, ma diventiamo buoni e capaci di vivere la Pasqua. E Gesù dice: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, l'esperienza di cristiani è un'esperienza fondamentalmente di gioia, il Papa se lo ricorda spesso. Un cristiano triste vuol dire che deve rafforzare la sua fede. E noi dobbiamo chiedere al Signore di rafforzare la nostra fede per vivere e fare davvero questa esperienza di risurrezione. Ecco, l'anno della misericordia, prepararci a tutto questo con un momento di silenzio, con un momento di meditazione, facendo esperienza della misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione, della grazia, gioire per questo amore che Lui ha per noi come il figliol prodigo, dell'abbraccio con il Padre, per essere poi testimoni della risurrezione con i nostri fratelli, a partire dalla nostra famiglia. Beh, mi sembra un bel messaggio questo per questa Pasqua, anche questo invito a chiedere al Signore di fortificare la fede per sé e per, di conseguenza, per gli altri. Don Ciro, la ringrazio davvero. Grazie, auguri a tutti davvero di una santa Pasqua. Grazie a voi da casa ovviamente per averci seguito, appuntamento ai prossimi appuntamenti con Focus, il nostro approfondimento. Arrivederci.